Bentrovati con il nostro appuntamento del lunedì, appuntamento esteso questa sera di Iraq Magazine, anche perché c'è tantissima carne al fuoco, tanti risultati e tanti approfondimenti. Ovviamente partiamo dal capitolo pallacanestro viola, non ci sono buone notizie, sconfitta nel derby dello stretto, Coach Polignano in conferenza stampa, andiamo a vedere, ha analizzato tante situazioni che non vanno. Vince l'Orlandina Basket che vola anche sul più 25. Nel secondo quarto, poi arriva la rimonta che il pubblico di Reggio Calabria si aspettava nel derby, perché un derby è sempre un derby, insomma, rievocando i fasti andati delle sfide tra Viola e Orlandina ai tempi belli, ma l'Orlandina ne ha sicuramente molto, molto di più e riesce a vincere, con un Vecerina scatenato, gara dell'ex per Patrick Baldassare, che ascolteremo, per Marco Passera. Gara, la prima gara al Pala Calafiori invece per il reggino Matteo Laganà, il capitano dei Paladini. Matteo Laganà che ha deciso con orgoglio di scendere di categoria con la sua squadra, perché l'Orlandina è a tutti gli effetti la sua squadra. Lui è cresciuto in casa Lumaca, non ha mai giocato con la canotta nero-arancio, a differenza del padre e dei fratelli, anche perché sia Luca che Marco hanno vestito la maglia della Viola Reggio Calabria in annate diverse. Luca 10 anni fa Marco invece qualche annetto fa in Serie A2. Detto questo, tornando alla gara, settima sconfitta, una sola vittoria, ultima in classifica la Pallacanestro Viola, è un cammino che probabilmente dovrebbe fare riflettere su un eventuale restyling radicale di questo roster. L'altro dato che fa riflettere, tristemente, è che all'interno di questo girone sono state inserite formazioni venete, lombarde, siciliane e calabresi, le siciliane e le calabresi, anzi la calabrese, in questo momento ultima in classifica, sono tutte sul fondo della classifica, o a quota 6 o a quota 4 per i Ragusa, che forse è un'altra grande delusione di questo inizio di campionato, o a quota 2 come la Pallacanestro Viola. È un bilancio abbastanza tragico, la Pallacanestro Viola, dove aver investito tanto, seppur tardivamente, in estate, probabilmente è giunta l'ora di tracciare una bella riga e provare a fare un po' di restyling, anche perché così facendo si rischiano veramente solamente sconfitte. Adesso c'è un calendario super ostico, la prossima si va a Monfalcone contro l'ex Max Rezzano e l'altro ex col dente avvelenato Armin Mazic, successivamente si andrà a Bergamo a casa di un altro ex come Totò Genovese, poi arriverà Vicenza, insomma, è una brutta, brutta situazione. E come ascolterete da Coach Polignano, insomma, ci sono dei problemi strutturali all'interno di questo roster che non sono sicuramente roba da poco. E parleremo anche di C-Gol, di Serie D, del campione di CSI e della femminile. Ovviamente partiamo dal servizio sulla pallacanestro viola, ci ascoltiamo le interviste in conferenza stampa prima del coach dell'Orlandina Basket, che ha vinto meritando il rivale stretto Rodolfo Robustelli, e successivamente di Coach Polignano, e poi torniamo qui per parlare ancora una volta del derby Pallacanestro Viola-Orlandina. Settima sconfitta su 8 partite disputate per la Pallacanestro Viola, che rimane sul fondo del ranking. Al Pallacalafiore passa anche Capodorlando. Un dato importante e significativo è che tutte le formazioni del sud Italia sono in coda della classifica. Il secondo dato è che la Pallacanestro Viola, ultima in classifica, non è riuscita a dare continuità alla vittoria ottenuta contro Lumezzane, firmando un brutto passo indietro, perdendo il derby contro la meritevole Orlandina del capitano Matteo Laganà. Regino in forza alla formazione paladina. L'Orlandina dunque espugna il Palacalafiore con il risultato di 90-95 al termine di una gara condotta fin dalla palla a 2, sofferta forse più del dovuto nel finale. La squadra di coach Robustelli gioca un primo tempo quasi perfetto, segnando 60 punti con intensità offensiva e difensiva e percentuali offensive importanti. Nel secondo tempo la Pallacanestro Viola prova a rientrare con l'Orlandina, che tocca anche il più 25 ma non riesce a controllare come vorrebbe la gara. Con esperienza però Baldassarre e soci portano a casa la terza vittoria esterna consecutiva, il secondo successo di fila dopo quello contro il Green Palermo. Saranno 29 i punti di Vecerina sulla sirena finale, 17 per il figlio d'arte Binelli, 12 per Sandri e 11 per l'ex Baldassarre. Nel frattempo pessime notizie al post gara. Danneggiato clamorosamente il pullman dei tifosi paladini che, con gioia e sportività, avevano riempito le platee dell'impianto del Pala Calafiore.
un fatto di cronaca inaudito che ha lasciato tutti i tifosi, reggini e paladini assolutamente senza parole e con tanta amarezza annessa a quella della sconfitta nell'arancio, un'umiliazione vera e propria che si va ad aggiungere alla settima sconfitta che non porta sicuramente buoni dati in riva allo stretto. È stata una partita, come hai detto, le due volti. Siamo partiti sicuramente con il piglio giusto, ci hanno aiutato chiaramente le percentuali da 3 punti, ma la nostra idea era quella di alzare subito i ritmi, provare ad andare subito su un punteggio, portare subito la gara su un punteggio alto. Ci siamo riusciti nella prima parte di partita. Siamo chiaramente calati, nella seconda parte, ci sta nell'idea, nella quale avevamo preparato la partita. Siamo stati bravi però a tenere botta ai continui rientri di Reggio Calabria, che comunque rimane una squadra in forte crescita. Anche noi dovevamo dimostrare innanzitutto a noi stessi dando un po' di continuità a quelli che sono i risultati e le prestazioni, ci siamo riusciti, quindi siamo contenti. Sì, chiaramente logisticamente sicuramente scomodo. Chiaramente per noi che ogni 2 settimane siamo coinvolti in viaggi che devono coprire tanti chilometri, sicuramente non comodissimi, chiaramente fa parte del gioco, i gironi si mischiano, l'anno scorso siciliane e campane erano nello stesso girone, quest'anno è toccato alla Lombardia e al Veneto. Sicuramente non possiamo essere felici di questa cosa, però dobbiamo accettare quello che è la realtà dei fatti. Ma intanto faccio i complimenti a Cavo Orlando, intanto per come ha costruito la squadra. Io penso che è una squadra che oggi, se non è nei primi 4 posti, è un problema loro in realtà, però credo che sia una squadra effettivamente da primi 4 posti. Una squadra che si può permettere di far partire un giocatore del talento di Lagana dalla panchina, credo sia una squadra veramente importante. Il nostro approccio sicuramente è stato molto contratto. Abbiamo avuto forse la troppa voglia di dimostrare qualcosa all'inizio, ci ha fatto rimanere nello spogliatoio. E la loro capacità di prendere fiducia al tiro nei primi 2 quarti, soprattutto con Binelli, che sapevamo fosse un giocatore sicuramente molto perimetrale, quantomeno. Forse non sono visti in queste 8 partite passate, però sicuramente si sono visti nei filmati passati del college. È un giocatore che è molto perimetrale, un catch and shoot su situazioni di campo aperto. Sicuramente quelle situazioni iniziali ci hanno messo in forte difficoltà. Loro percentuale 3 punti importante, poi loro sono stati bravi. Oltre a quelli, a trovare tante situazioni di uno contro uno dove noi purtroppo siamo stati abbastanza molli. Situazioni di uno contro uno facili al ferro, Becerina su tutti, che ci hanno messo effettivamente in difficoltà, forti difficoltà, nel difendere. Credo che sia stata una partita dove in realtà, i sistemi difensivi di squadra siano un po' saltati nel momento in cui loro sono stati molto più bravi a giocare dei semplici uno contro uno al ferro, tirato col 70%, tirando dei tiri, 73%, addirittura tirando dei tiri, praticamente l'80% dei tiri a due li hanno tirati facili al ferro, a parte qualche arresto e tiro importante. Questo ci deve sicuramente far riflettere sul fatto che avevamo necessità di affrontare la partita nei primi 2 quarti con un piglio forse diverso, cioè forse meno contratti di come eravamo, forse troppo paurosi di innescare qualcosa che poi nel secondo tempo siamo riusciti a fare. È pur vero che Cavo Orlando, ovviamente essendo sopra i 25 punti, è stato il massimo vantaggio, sicuramente un po' ammollato. Noi siamo stati bravi, però poi nei momenti anche importanti e decisivi abbiamo fatto qualche palla persa di troppo che non ci ha portato a riuscire a impensierirli realmente. Eravamo riusciti a portare l'inerzia della partita dalla nostra parte e purtroppo in alcune situazioni abbiamo sciupato con alcuni episodi negativi, ma quello è normale perché nel momento in cui pensi di recuperare tutta la partita diventa poi difficile arrivare lucidi in quei momenti. Bravi loro, che sicuramente hanno dato continuità, sono riusciti a recuperare totalmente gli assenti e sicuramente sono in forte crescita. Meno bravi noi nei primi 2 quarti, ribadisco,
Sicuramente nell'approccio, si è vista una buona squadra nella restante parte della partita, ma avevamo necessità di entrare in partita da subito e invece purtroppo non l'abbiamo fatto per l'ennesima volta. Su questo dobbiamo continuare a lavorarci e chiederci anche forse il motivo in alcune situazioni, perché poi non siamo stati neanche bravi dall'altro lato a provare a fare qualche canestro in più nel momento in cui eri in difficoltà difensivamente. E quindi poi subisci di qua, sbagli all'altro lato, è ovvio che diventa un massacro. Ma forse sicuramente abbiamo qualche problema strutturale al momento, nel senso che evidentemente i nostri esterni non hanno in questo momento tanta propensione dal punto di vista difensivo, cioè ribadisco, non si possono prendere tanti uno contro uno facili al ferro. Si parte da lì e poi le collaborazioni sono un caso a sé. Le collaborazioni vengono dopo, ma dall'inizio vengono situazioni di uno contro uno a dover difendere. Sia su palla che senza palla, dove abbiamo sofferto troppo e tanto, è pur vero che abbiamo anche sofferto la loro fisicità, perché Vecerina attacca Marchini, è ovvio che c'è una differenza fisica importante. E il leitmotiv della partita è proprio lì, perché le prime due azioni loro hanno provato all'interno del loro gioco a mettere subito Vecerina a spalla a canestro, proprio nell'immediato, pronti via la prima azione, e hanno provato a continuarla a fare anche dopo, ma stessa cosa funzionava per Sandri. Comunque, gente che fisicamente era più grossa dei nostri pari ruolo e sicuramente ci hanno messo in difficoltà, ma ci hanno messo in difficoltà di più paradossalmente su situazioni di uno contro uno frontali, dove sono arrivati facili al ferro, non siamo riusciti a mettere il corpo, velocità, rapidità, mani, piedi lì davanti per cercare di provare a starci uno contro uno. Allora, c'è stata sempre rivalità, anche se non ci sono più Total Chaos che sostengono la Region. I nuovi tifosi sono dei ragazzini alle prime armi, per carità, molto rumorosi, un bel gruppo di ragazzi. Però fuori dal paracanestro è successo qualcosa di sgradevole, di inaudito, a mio avviso, che lascia tutti perplessi. Lascia arrabbiatissimi i tifosi di Capodorlando, che sono giunti in ottimo numero al Palacalafiore, con gentilezza, con signorilità e con la festa della pallacanestro, e lascia sbigottiti i tifosi della Viola, anche increduli. Insomma, fuori al palazzetto, purtroppo non ci sono le telecamere, è stato praticamente devastato il pullman dei tifosi di Capo d'Orlando. Un gesto incredibile che si va a sommare alla sconfitta della pallacanestro Viola. Ovviamente noi cittadini di Reggio Calabria possiamo soltanto chiedere scusa alla popolazione palatina, ma è un gesto che si commenta da solo. Si spera di qualche soggetto extra pallacanestro, sarebbe probabilmente in mezzo a tutto questo sfacelo la notizia più bella. Come detto, nell'anteprima era la prima assoluta al Palacalafiore. Probabilmente avrà giocato qualche partita giovanile da ragazzino, quando difendeva i colori della Lumaca. Stiamo parlando del classe 2000 Matteo Laganà. Non ci sono buone notizie per il fratello Marco, anche perché c'è un caso nazionale in corso, c'è anche la GIBA, il sindacato dei giocatori, in scena per salvaguardare le sorti del Firenze. Marco, anche lui, era sceso da fuori categoria totale per accettare un progetto biennale del Firenze. Insieme a lui, fuori categoria, altrettanto bravi, uno su tutti, Claudio Ndoia, anche se probabilmente Marco Laganà è il vero colpo della formazione gigliata. Che succede? Sono finiti i fondi. Sono finiti i fondi, adesso che si fa? La formazione sicuramente ne sta subendo le conseguenze. Seconda sconfitta consecutiva, adesso cerca un main sponsor. Senza una programmazione per una società nata qualche mese fa, mi sembra tutto abbastanza paradossale, tutto abbastanza assurdo. Una situazione che andrebbe a ricordare, insomma, situazioni che in riva allo stretto si sono vissute spesso e volentieri. E tornando al discorso, Matteo Laganà, classe 2000, clamorosamente e con grandissima voglia di giocare a pallacanestro nella sua Capo d'Orlando, è rimasto lì e sta crescendo dopo un infortunio estivo e l'ha tenuto lontano dai rettangoli di gioco. Sta crescendo in condizione, ha giocato con esperienza, davvero veterano. Lui ha giocato anche nell'Olimpia Milano, un giocatore vero, Matteo. E ci ascoltiamo la sua intervista ai microfoni di Fortuna Serrano e poi torniamo per cambiare argomento e parlare di un altro Laganà ancora. Sì, sicuramente i miei compagni abbiamo fatto una grandissima prova di squadra, abbiamo fatto 60 punti per i due quarti, siamo stati bravi, abbiamo tirato con delle percentuali surreali, siamo stati bravi nel secondo tempo a non mollare il rientro della Viola perché sicuramente noi un calo fisico ce lo aspettavamo perché siamo andati veramente a ritmi altissimi e quindi siamo stati bravi a portare i punti a casa. Sono molto contento della partita di tutti.
diciamo che stiamo riprendendo i ritmi, perché ci siamo mancati tanto a inizio anno, sia io, Sandri, Triassi, con vari infortuni, e quindi adesso stiamo cercando la nostra chimica giusta di squadra. Che effetto ti ha fatto questa sera giocare in questo parasport? Forse è la prima partita ufficiale per te qui. Sì, questa è la mia prima partita ufficiale qui, sicuramente vedere mio papà qui al palazzetto mi ha fatto un certo effetto. E sono molto contento perché giocare sempre a casa va sempre bene. Purtroppo mi dispiace per la viola, però servivano questi 2 punti a Capodorlando e li abbiamo portati a casa. Un bilancio del campionato di Capodanno fino ad ora e secondo te se sono cambiate le prerogative rispetto a questo inizio di stagione? Sì, sicuramente eravamo tra le prime quattro del girone all'inizio, soprattutto con l'infortunio io che rientravo successivamente nel campione iniziato, Sandri che si è fatto male alla caviglia dopo neanche la prima di campionato, Triassi lo stesso. Adesso stiamo cercando, è la seconda partita che giochiamo al completo, adesso ci tocca continuare a pedalare e a lavorare forte in allenamento per provare a vincere ogni partita e per recuperare i punti persi. Un'impressione su questa pallacanestro viola, che squadra vedi? Sicuramente quello che sanno tutti, la Viola purtroppo ha iniziato tardi la preparazione perché si è ritrovata con pochissimi giocatori, soprattutto all'inizio. Adesso, cioè, giustamente pagano questo, però li ho visti abbastanza bene. Ovviamente a giocatori esperti come Renzi, Spizzichini, lo stesso Balic che è appena arrivato possono dare una svolta a questa stagione, l'importante è rimanere uniti. Sì, ci trasferiamo al campione di serie C Gold, il campionato Hytem Fatallah. Proprio oggi Hytem Fatallah avrebbe compiuto gli anni. Un grande saluto lassù per questo ambasciatore del basket meridionale, siciliano e anche calabrese, anche perché purtroppo è ancora negli occhi di tutti il suo decesso dopo la gara del Paalumacca tra DR e Fortitudo. E ovviamente partiamo proprio dalla Fortitudo Messina che vince in anticipo, si insiede al secondo posto all'interno di un girone molto molto competitivo, dove il big match invece è per il Piazza Armerina che sbaraglia la concorrenza di Svincola di Milazzo e conquista la leadership nel girone. Al secondo posto poteva arrivare anche l'Alfa Catania che è stata ospite al Paalumacca, gara bellissima in casa della DR, una DR vogliosa di rialzarsi dopo 3 sconfitte consecutive. Giovanni Rugola tirato a lucido i suoi, provando a mascherare la situazione infortuni, e ci è riuscito. Avanti per 2 volte in doppia cifra, Catania ha avuto la forza per rimontare, andare avanti nel quarto periodo e sembrava averla chiusa. E più 3, chiamata time out, coach Di Masi, allenatore degli Etnei, che dice fate fallo. Il fallo non arriverà mai, arriverà invece la tripla che potete vedere in video di Luca Laganà. A proposito dei fratelli Laganà, una bomba stratosferica del prodotto di casa Lumaca, mandando in visibilio il pubblico locale, numerosissimo nonostante la contemporaneità. Nell'overtime, nonostante l'assenza dei bomber Pandolfi e Scialab, è proprio Luca Laganà, tutti out con 5 falli, la DR ha tirato fuori gli attributi. Grandissima prestazione di Federico Romeo Regia, di Andrea Ripepi al tiro, del giovane Mazburz e di un Cole Bloms, sempre più convincente. Vince la DR, quarta vittoria in campionato e 2 punti preziosissimi nell'economia della classifica. Si rialza anche il Catanzaro di Max Avigliano, che riesce a resistere a un Cus Catania molto molto combattivo, facendo leva sul fattore campo, e conquista la quinta vittoria in campionato, dimenticando completamente la sconfitta, la maxi sconfitta di settimana scorsa subita sul campo di Svincolati Milazzo. Invece, a proposito di maxi sconfitte, la vis è sempre più ridotta, dovrebbe aver lasciato anche Gaetano Romeo il capitano e Gabriele Curciarello. Purtroppo, quando si perde, diventa tutta una discesa in negativo, e in questo caso la formazione Bianco Amaranto ne sta pagando le conseguenze. Il derby dello stretto in casa della Basket School è un derby a senso unico, dove i ragazzi di Francesco Paladina hanno realizzato una cifra infine di triple contro una vis davvero poco organizzata e malcapitata in terra di Sicilia. Davvero un bruttissimo momento per la Vis, che non ha mai vinto in questo campionato, dopo aver vinto clamorosamente la Coppa Calabria durante il piccolissimo corso targato Eugenio Datto. Cosa è successo in tutto questo periodo? Quali sono i problemi che attanagliano la Vis del nuovo corso Adnan? Sinceramente non lo sappiamo, o forse cambiare troppi giocatori così velocemente, tutti di nazionalità diverse,
è stato realmente la spada di Damocle di questa situazione molto molto problematica. La speranza è che chi porta in giro per la Calabria e la Sicilia il nome di Reggio Calabria possa quantomeno provare a rialzarsi per evitare queste brutte figure che si stanno manifestando. Parliamo di pallacanestro campano, lucano e calabrese nel girone parallelo dell'AC Gol, dove giocano Basketball Lamezia e Bimbo Basket Rende. Ovviamente partiamo da un caro abbraccio a tutta la popolazione di Forio. Un giovane atleta del Forio, Francesco, è tristemente scomparso, e questa è la notizia dell'ultima ora che ci lascia veramente tristi. E ovviamente siamo costretti a parlare di pallacanestro giocata, anche se ovviamente la gara del Basketball Lamezia, che era programmata proprio in quel di Forio, non è stata giocata. Confermata la fiducia a Umberto Di Martino in casa giallo-blu, si guarda a fare un po' di restyling di mercato, salutano il giovane Privitera, nuovo ingaggio del nuovo basket soverato in Serie D, saluta anche Babacar, il lungo, e con l'innesto di Boffelli si cerca una nuova quadratura. Si ritornerà in campo domenica prossima tra le mura amiche del Palace Party per giocare contro CB Napoli, e serve realmente una svolta per giocare contro i giovani del Sant'Antimo, e serve realmente una svolta mentale, poter far gruppo, e Moni e Soci hanno tutte le carte in regola per farlo. Invece la Bimbum Basket Rende combatte, ma si arrende contro la capolista del girone, la Power Basket Salerno. Questa è una settimana abbastanza particolare per il girone, con tante gare spezzettate durante il corso di tutta la settimana. Si è giocata soltanto un'altra gara, quella della One Team Caserta, che ha battuto il Benevento. Parliamo invece di basket femminile. Continua il momento ottimo grazie a un basket mercato florido per la Centro Basket Cananzaro, che ormai non ha più limiti, ha vinto anche in trasferta. Bellissima la vittoria, riescono a violare il campo di Cisternino in Puglia le ragazze di Coach Chiarella, nonostante le assenze di due pedine fondamentali come Gagliardi e De Rossi. È una formazione che può fare benissimo, può diventare la mina vagante di questo girone di Serie B, dove arriva il risultato della settimana, anche perché Ariano Irpino vince di un solo punto in casa di Salerno e conquista la leadership del girone. In Serie C femminile invece continua la serie di sconfitte per la matricola Bimbum Basket Rende, nuova sconfitta di un soffio contro Basket Napoli Vomero. Bisogna crederci, continuare così, anche perché la strada è quella giusta. Trasferiamoci al massimo campione regionale, la Serie D, anche perché ne succedono tutti i colori, c'è un equilibrio pazzesco. Può succedere veramente di tutto. Abbiamo un duo in vetta. Innanzitutto la Gestissima Gioiese vince, ma non vince una gara qualsiasi, vince una gara che sembrava assolutamente persa contro un Bagnara ben messo in campo, con una tale Surace tirato a lucido, con un Kinnamo pungente. E invece nell'ultimo minuto e mezzo il forcing, il fattore campo e la gioventù di Andrea Monea, classe 2007, questa è una lieta notizia per tutto il movimento calabrese e pianeggiano ovviamente, recupera clamorosamente all'interno di un finale pazzesco. Tra le proteste del Bagnara per qualche imperfezione sui fischi, ma va detto che l'impeto e la forza casalinga della Gioiese, sempre più capolista, fa notizia. E a proposito di capoliste, ce n'è un'altra che in pochissimi avrebbero pronosticato in vetta al ranking. Era una gara particolare anche perché gli Stingers partivano con i fattori per pronostico, tantissimi gli ex, da Crupi a Santovazzana a Ciccio Catanoso a Rogolino, e passando ovviamente per Marco Costantino, tutti i protagonisti della vittoria del campionato con la Botteghelle Basket nella passata stagione. E anche McAlone e Lorenzo Nucera, grandissimo in questa partita, erano ex della Botteghelle Basket. Ne viene fuori una gara seguitissima che abbiamo trasmesso in diretta sulla pagina di Reggio Calcio, vinta clamorosamente dai ragazzini terribili allenati a Gianni Tripodi, con Antonino Freno, classe 2005, sempre più protagonista di questo campionato, con il giovane Pucinotti, anche lui 2005, indovido in attacco e in difesa, ma con un gruppo con la G maiuscola che sta crescendo di partita in partita, ha giocato la gara perfetta. La decide proprio Freno con la giocata finale, gli Stingers hanno provato in tutti i modi a recuperarla, l'hanno recuperata con la bomba di Caccamo, ma il finale è la festa, è tutto per i ragazzi che partecipano anche ai campionati Under 19 e Under 17 del presidente Musolino, per la festa collettiva, un'invasione di campo straordinaria al Palanuccio Geri. Non finisce qui, perché il campionato di Serie D diventa sempre più emozionante, sempre più competitivo. Vi basti pensare che Pollino inserisce nel roster il rientro, il comeback di Rennis, che è un giocatore che fa della dinamicità, della velocità la propria arma fondamentale. Accanto a lui ritorna, dopo qualche anno
a causa di motivi di studio nell'est dell'Europa, Gianluca Aloisio, che è stato il bomber della formazione di Castrovillari per un bel paio d'anni. E quindi l'assetto del Pollino è diventato incredibile. E dopo la sconfitta subita contro gli Stingers, Pollino mostra i muscoli e vince alla grande in casa del Pianopoli, facendo veramente una gran bella partita. E ovviamente non finisce qui, c'è stata una quarta gara, è stata la gara del Cusco Senza, che si riscatta e mostra i muscoli anch'essa, vincendo largamente contro il Nuovo Basket Soverato, irriconoscibile. Non basta l'esordio di Privitera, un punteggio bassissimo per il team di Coach Pirillo, arrabbiatissimo a fine partita, e pretenderà sicuramente una svolta già dalla prossima partita dei suoi giovani atleti. Il Cusco Senza vince, gioca molto bene, al team Durantini e Simone D'Agostino, protagonista di questa sfida, ma è un gruppo che convince, che inizia a macinare con l'esperienza di Pirro Russo, con la gioventù di giovane Motta, una squadra veramente che può far bene sotto la guida del bravo Angelo Salerno. È partito anche il campione CSI, 2 settimane che emozionano, continua la sfida a distanza tra le due formazioni che probabilmente andranno a disputare la finalissima sulla carta, ovvero la Magic di Valerio Chinè, il collega che fa anche questo e lo fa veramente bene con i campioni del raggruppamento Open della passata stagione, che hanno sfiorato la finalissima l'anno scorso perdendo contro la quotatissima Reggio Emilia, dove gioca Cervi, una sorta di leggenda nel mondo CSI, nel mondo FIP, lo possiamo dire, nel basket emiliano. Magic ha introdotto tantissimi nuovi innesti, dal giovane Triolo a Fabio Cilione, passando per David Lombardo. È una squadra fortissima che ha confermato chiaramente i giocatori di sempre, come la Zara Iulanello, Rizzieri, insomma, una squadra da tenere d'occhio con tantissime bocche da fuoco, contro la rientrante Region, la rivisitazione della formazione che ha vinto per 2 volte il titolo italiano. Gioca Giovanni Rucolo, che è anche il coach dell'ADR, l'allenatore Daniele Saccà, che è il direttore sportivo dell'ADR. Gioca Milo Geri, Andrea Pellicano, Enzo Postorino, no? Un arsenale di 12 atleti, 12, uno più forte dell'altro. Coach Kinè ha fatto pretattica in settimana dicendo che è più forte la Region, ma secondo me sarà una sfida tutta da vivere, molto molto bella. Il girone comunque in linea di massima è molto bello, anche perché c'è la variabile Pallacanestro Catanzaro, New Entry che va a allargare gli orizzonti del mondo CSI, c'è la variabile Pizzo, anche questa New Entry, un bel fattore campo. Palmi si sta confermando con 2 partite e 2 vittorie, sta facendo molto bene anche la Mediterranea, che ha pescato tra gli studenti in Erasmus un egiziano, Moyel Din, che è davvero sorprendente. Il Villa San Giovanni, anche qui fattore campo col Palacaminiti, è un roster che si conosce a memoria, ha fatto rientrare dal Canada il bravo Rocco Gambareri, e poi formazioni di appassionati come Luma Cold, che schierano per l'occasione i glorie del mondo nero-arancio, ci sono entrambi i figli del giudice Viola, Piero e Michele, i fratelli Zumbo, Sergio e Luigi, Roberto Zumbo stesso, i fratelli Famà, Rocco e Nicola. La squadra con tantissimi fratelli, con l'estro di Ciccio Morabito e tantissimi effettivi, sono più di 30 tesserati, mi hanno detto, allena Coach Piscitelli, e secondo me ci divertiremo e anche tantissimo. Non ci dimentichiamo delle 2 formazioni di Pellaro, alla Fortitudo, che si è un po' indebolita in fase di mercato perdendo Lombardo, e chiaramente la Basket Pellaro, che punta sulla gioventù, allenati da Diego Viglianisi. E poi c'è il Basket Sorriso, formazione che fa leva sulla voglia dei ragazzi del Nuovo Basket Soccorso, unita a qualche senior e appassionato. Ci guardiamo un'intervista al migliore della settimana, questa new entry assoluta, ovvero Moyel Din, studente di ingegneria di El Cairo, insomma dalle piramidi alla Spromonte, come abbiamo titolato su Reggio a Canestro, un volto sorridente che ama giocare a pallacanestro e ne ha saccati più di 30. Ecco la sua intervista. Welcome in Italy. Tell me about this match. Actually, I didn't expect them to be a competitive match, but it was a very good game. They put a very well competition, and it was a good game. Where are you from? Egypt. Where? El Cairo. El Cairo. Okay. Tell me about this basketball experience for you. It's very good actually. It's been a fun experience, and I hope it goes further than this. In Egypt, when you played? I played for a couple of years in a club called Al Ahly, and then I stopped for 2 or 3 years because of a knee injury, ACL, and then I'm back here. I'm here for university, so I joined the university team. Okay.
Tell me about this season. It's the second match for you. It's the second match, yeah. It's very good until now, and I hope we do better in the next matches. Do you like Reggio Calabria? Yeah, a lot. Why? I don't know, it's fun here. I've made a lot of friends here. And I'm doing well in university here, so it's a good place until now. Thank you and good luck. Thank you. Per Manti, Cimino, circolazione, c'è la bomba ancora, il faraone! Ruba il faraone, si invola a canestro. Altri due punti per lui, 14 pari. Farà informazioni al suo fratello, atleta del Pizzo. Si sta svolgendo questa partita ancora, il faraone, ragazzi! Attacca la Mediterranea, super canestro da tre punti. Si può tutto, nel CSI si può veramente tutto. Va dentro. È veramente tutto con il nostro appuntamento lungo questa sera. Noi ritorneremo ovviamente giovedì con l'appuntamento un po' più ristretto per raccontarvi gli appuntamenti del weekend e non solo. Un caro saluto e alla prossima.